Dolore, ma anche tantissima rabbia da veterana per la morte sul lavoro di Donato Marti, il pensionato di 72 anni, deceduto ieri su un cantiere edile a Lecce. L'uomo è morto dopo essere caduto da un'impalcatura. La tragedia poco dopo le 8 durante l'allestimento di un ponteggio, quando il 72enne è precipitato da un montacarichi facendo un volo nel vuoto di circa 5 metri che gli è costato la vita. Mastro Donato, che era conosciuto negli ambienti dell'edilizia locale, lascia due figli e la moglie ed è scritto da tutti come un grande lavoratore che non si è mai risparmiato. Tanti messaggi di cordoglio per la morte dell'uomo, tra cui lo sfogo amaro del vice sindaco di Avetrana, Alessandro Scarciglia. A 72 anni avrebbe dovuto godersi la pensione, giocare con i nipoti e farsi qualche passeggiata con la propria moglie, invece no. In Italia tutto questo non è possibile, per sopravvivere invece, nonostante l'età, era costretto a lavorare ancora. Durissime anche le prese di posizione dei sindacati. Piangere la morte di un pensionato sul luogo di lavoro deve far riflettere sulla condizione degli anziani che raggiungono l'età per ottenere l'assegno previdenziale. Si pone una questione di vera e propria sopravvivenza per chi arriva alla pensione dopo 40 anni di duro lavoro e di colpo si ritrova a fare i conti con lo stato di bisogno. Molti pensionati sono quasi costretti a ricorrere a lavori extra, spesso di fortuna. Serve con urgenza un provvedimento che aumenti il potere di acquisto delle pensioni, allargando per esempio la platea dei percettori della cosiddetta quattordicesima, afferma invece la segretaria generale della CGIL di Lecce,